Allora, mi ritolgo la mascherina, mi rifermo e anche oggi sono assolutamente incazzato più di ieri. Facciamo un video non di politica, ma vogliamo spiegare a questi maiali, pezzi di merda, teste di cazzo, rotti in culo, froci, bastardi, come funziona un'azienda. Perché è inutile che mi mettete colao, cazzao, merdao, col team di tecnici, cose a strutture faraoniche da 100.000 euro al mese per studiare la fase 1, la fase... Siete delle teste di cazzo che non avete un'idea dei costi e ricavi di un'azienda, non potete gestire questo paese, lo dimostrate di giorno in giorno. Come riapriamo i bar? Io faccio questo lavoro da 30 anni, ne ho 50, ho cominciato a 20 come dipendente, ho aperto i miei locali e in questi 30 anni non sono mai fallito, semplicemente perché ho un'idea ben chiara di quelli che sono i costi e i ricavi di un'azienda. Se i costi superano i ricavi, si chiude. Allora, quando sento questi coglioni, teste di cazzo, rotti in culo, che ci parlano di come riaprire i bar, distanziamento di 2 metri, dove c'erano 10 tavoli ne metti 3, uno per volta, non puoi far da mangiare, le mascherine, il plexiglas, ma andate a prendervela nel culo. Voi non ci fate riaprire, ci pagate, non ci fate riaprire, porco di quel Dio, teste di cazzo, figli di puttana. Ma Dio cane, ma se nella vostra casa entrano 3.000 euro al mese, porco Dio, e ne mettete 1.000, come fate a pagare la luce, le spese, è la stessa cosa un locale, teste di cazzo, figli di puttana, ma siete scemi, mi venite a dire pigliate il finanziamento, mantenimento del livello occupazionale, oh figli di puttana, ma se io incassavo 1.000 euro e ne incasso 300, come faccio a mantenere il livello occupazionale, oh stronzi? Porco Dio, siete dei figli di puttana, andate ammazzati, noi vi dobbiamo ammazzare, sterminare per la strada, il popolo si deve sostituire a questi figli di puttana, che non sono dei tecnici, sono dei coglioni incapaci. Allora cerchiamo di ragionare, io apro il mio bar domani mattina, il caffè Giardino, dove avevo 6 persone a lavorare, alla mattina mettiamo in cassavo 100 euro. Comincio a incassarne 20 perché poi hanno questi figli di puttana, la trasmissione delle malattie principali nei ristoranti, nei bar, il contatto, hanno terrorizzato il popolo. Intanto loro continuano a puppare, a mangiare, a prendere stipendi da 20, 30, 40, 50 mila euro al mese. Tanto vi ammazziamo, vi dobbiamo ammazzare, togliere dal mondo, siete dei figli di puttana, porco Dio, sono stufo di questa situazione. E mi meraviglio dei miei colleghi che non alzano il tiro, siete dei cagoni, figli di puttana, codardi di merda. Quando ci faranno riaprire, porco Dio? Se io faccio entrare una persona una volta in un bar di 40 metri, non posso dirgli, apri la bocca e ti infilo dentro al caffè, perché il bar è un luogo di socializzazione, dove le persone vengono a parlare, a creare quello che è la vita sociale di un paese che voi avete cancellato, confinando le persone in casa. Allora, come può un bar di 40 metri vivere vendendo 10 caffè al giorno? Oppure dirgli a uno, guarda c'è 30 secondi, bevi il caffè, esci, ma ce l'avete il cervello. O colà, o testa di cazzo, ma ce l'hai il cervello, figlio di una puttana, ma ce l'hai il cervello, o scemo, che vieni qua a fare la commissione tecnica su come riaprire, cordoni di entrata, di uscita, uno sulla porta, disinfettare, ma chi ci viene nei bar nei ristoranti? Ma chi? Ci dovete tenere chiusi e mantenerci, come noi abbiamo mantenuto voi da 100 anni pagando le tasse, porco Dio, figli di puttana, siete dei figli di puttana, vi dobbiamo mandare al macello, macellare per la strada, voi dovete avere il senso di responsabilità ora, come noi l'abbiamo avuto pagando tasse, contributi, IVA, INPS, IRPEF, IRPE, ci avete massacrato di tasse, quando c'è il momento del bisogno, venite a dire aprite, ma come cazzo possiamo aprire questo? Ma come cazzo si fa? Dice, pagate, o quel figlio di puttana del viceministro dice, pagate gli affitti poi sulle tasse a divenire, vi togliamo il 40% di tasse,
Oh, pezzo di merda, ma non ci sono i soldi, io pago gli affitti. Oh, figlio di una puttana, ma perché non li ammazziamo? Dobbiamo ammazzarli perché non ci faranno fallire tutti. Aprite quel cazzo di cervello, o si istituisce un governo popolare con rappresentanti del popolo che sono intelligenti, capaci, conoscono la vita di un bar, di un ristorante, perché fanno 30 ore al giorno, perché si fanno il culo, perché lavorano dietro un banco, perché vanno a fare la spesa, perché spendono la benzina, perché sanno cosa costa un'azienda, o altrimenti con questi professori del cazzo che non hanno mai lavorato un giorno in tutta la loro vita o gestito neanche un bar, noi siamo destinati alla fine. Il giorno 4, il giorno 30, in ordine sparso, apriamo il 18, apriamo. Ma cosa cazzo state dicendo? Ma voi non capite veramente un cazzo, voi siete un manipolo di stronzi, figli di puttana, che va messo al muro e sterminato come voi, in maniera irresponsabile, non chiudendo i confini. Avete condannato a morte 20.000 italiani. L'Italia è il posto dove sono morte più persone in proporzione d'Europa, perché voi siete degli incapaci. Quella testa di cazzo di Burione, come si chiama, intervistato il 27 febbraio, diceva: il rischio epidemiologico è pari a zero, la pandemia in Italia non si diffonderà, 20.000 morti. Quell'altra testa di cazzo di Giuseppi, intervistato in televisione dalla Gruber, diceva: no, ma non c'è problema, io e il ministro Speranzo abbiamo attivato tutti i protocolli di sicurezza. 20.000 morti! Avete ammazzato 20.000 italiani! Ve ne dovete andare! Se Salvini, la Meloni e il porco Dio di Berlusconi non hanno i coglioni, dobbiamo tirarli fuori noi, porco Dio!